Agricoltori, allevatori di tutta Europa in piazza a protestare. Ma perché? Andiamo a vederlo insieme. Sigla. Nell'ultimo mese, riguardo le proteste di agricoltori e allevatori che scendono in piazza in tutta Europa, a Parigi hanno messo delle rotoballe gigantesche per bloccare tutte le strade, in altri posti d'Europa buttano liquami e terra ovunque, ma perché lo fanno? Beh, da qualche tempo l'Europa ha sancito delle direttive europee un po' in integrazione alla PAC, cioè alla politica agricola comunitaria, che vanno ad obbligare tutto il settore primario a determinate pratiche. Ma quali sono? La prima è che le aziende agricole di tutta Europa, ricordiamolo, non possono più eseguire solo monoculture. In che senso? Se un anno hanno coltivato mais, frumento, orzo, soia o quello che stavano coltivando, l'anno successivo devono cambiare coltivazione, per forza. Quindi se si è coltivato frumento si va a passare al mais e via dicendo. Un'altra direttiva imposta è quella che sia agricoltori che allevatori devono per forza fare il magese, cioè la rotazione delle colture. In che senso? Se prima si usavano tutti i terreni a propria disposizione per coltivare o allevare animali, d'ora in avanti buona parte di quei terreni devono essere incolti o non sfruttati. E questo di anno in anno, facendo una rotazione dell'appezzamento non utilizzato. Ma Lorenzo, questo è bello, questo è giusto, si va a difendere la biodiversità, si dà possibilità al terreno di rigenerarsi, quindi perché questi agricoltori e allevatori stanno protestando così duramente? Beh signori, vi darò la mia soggettiva opinione riguardo tutta la faccenda. Sì, è vero che tutte queste politiche sono volte al ripristino, all'ecosostenibilità, alla rigenerazione di tutti i suoli d'Europa e quindi in teoria dovremmo essere tutti contenti e tutti felici. Il problema è solo uno, e cioè se vengono applicate così come sono state applicate, hanno solo svantaggi. Perché? Queste politiche vengono applicate così come sono state applicate in un sistema purtroppo malsano. Ma che cosa vuoi dire, Lorenzo? Beh, se non lo sapete, tutte, e dico tutte, le aziende agricole del mondo occidentale, l'unica maniera che hanno per sopravvivere e avere un po' di guadagno in tutto quello che fanno sono i sovvenzionamenti statali. Ergo, una volta che l'Unione Europea nega questi sovvenzionamenti statali se non vengono effettuate questo tipo di misure, capite bene che la maggior parte delle aziende agricole molto probabilmente fallirà o, nella migliore delle ipotesi, potrebbe sopravvivere ma con molta difficoltà e ovviamente aumentando a dismisura i prezzi di un settore primario, e cioè della produzione di cibo, che ovviamente andrà inevitabilmente a influire sulle nostre tasche. Ma perché Lorenzo è così difficile cambiare coltivazioni, allevamento e via dicendo? Beh, fate conto che un'azienda agricola ha macchinari specializzati o anche personale specializzato o accordi con fornitori o con grossisti per l'acquisto dei propri prodotti e sicuramente, solo per usare un eufemismo, è molto molto difficile cambiare tutte queste cose dall'oggi al domani, perché i macchinari costano un botto e proprio perché i margini di guadagno di questo settore sono veramente al minimo per permettere di mangiare a tutti, ovviamente cambiare tutta la propria produzione, tutti i propri macchinari, tutto il personale specializzato e tutti i contratti, che ovviamente nei primi anni saranno sicuramente sicuramente a svantaggio dell'azienda, perché la redditività di un terreno nel primo anno sarà sicuramente la metà rispetto a un'altra coltivazione di cui eravamo abituati a coltivare il nostro appezzamento. Quindi non solo guadagneranno di meno, non solo avranno meno terreno per poter allevare o coltivare, ma immancabilmente tutto questo si ripercuoterà sulle nostre tasche e sulla qualità di quello che andremo a mangiare in tutta Europa, perché molto banalmente i terreni coltivati saranno di meno, la qualità sarà molto minore, perché per sopperire alla domanda che tutta l'Europa ha di cibo, che non potrà mai diminuire, anzi andrà sempre a aumentare, si dovranno importare dei prodotti da tutto il mondo. E un po' questa cosa mi mette la pulce nell'orecchia, ma non è che l'hanno fatto apposta per quello e quindi per introdurre gli OGM anche in Italia? Pensiamo. Ma questo, ripeto, è solo un mio pensiero. Atteniamoci ai fatti. Quindi dicevamo, la qualità dei prodotti sarà notevolmente inferiore. E quando l'offerta ovviamente non può sopperire alla domanda, anche se la qualità è inferiore e appunto la quantità del prodotto non può sopperire alla domanda,
che cosa avviene? Legge fondamentale di mercato, i prezzi levitano a dismisura. Quindi si può tranquillamente arrivare anche a 2, 3, 4 euro a lattuga. Perché sì, è vero che tutti hanno diritto a mangiare e a vivere, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ora, questa previsione potrebbe essere molto apocalittica, Lorenzo, giusto? E io spero che lo sia, anche perché non penso che arriveranno mai a questo tipo di prezzi, visto che prontamente, secondo me, introdurranno sempre più l'idea di, appunto, farine di grilli o di prodotti provenienti da altre parti del mondo che dir si voglia a qualità di controlli a livello di igiene e di fitofarmaci sono nettamente inferiori all'Europa. Ergo non permetteranno mai che si arriverà a questo tipo di prezzi per evitare proteste a livello globale, anche se anche qui non so fino a che punto arriveremo, perché diciamocelo, fino a che avremo un piatto di pasta la sera, difficilmente il popolo si rivolta. Quando gli si toglie anche quello, allora inizia un pochino a sollevarsi, ma non ci arriveranno. Ma la cosa ancora più grave, secondo me, di tutta questa faccenda è proprio che vengono dipinti tutti gli esponenti di questo settore come dei complottisti, dei Novax, dei razzisti addirittura, ho sentito dire in alcuni posti. Questo perché? Perché l'unica maniera che hanno i poteri forti per indirizzare il pensiero comune è proprio quello di denigrare una determinata fazione. E capite bene da tutti questi dati che vi ho dato, che sono chiari e accessibili a tutti, che hanno tutte le motivazioni per poter protestare, ma vengono dipinti dai mass media come se fossero dei disinformati o via dicendo. Ergo la cosa non può che andare a finire un po' male per tutti noi, intendo, non solo per il settore primario, ma anche per noi che nella vita quotidiana andiamo ad acquistare tutti i nostri beni primari. Ok Lorenzo, ma allora che cosa dobbiamo fare? L'Unione Europea ha deciso così, quindi non possiamo tornare indietro. Beh, sicuramente le proteste in piazza, per quanto mi riguarda, servono veramente a poco. Proprio perché queste proteste vengono fatte apparire come inconsistenti, senza nessun tipo di motivazione, o promosse con l'unica motivazione della disinformazione e dell'inconsapevolezza di quello che si sta facendo. Beh, signori, non è così. Se agricoltori e allevatori scendono in piazza con il rischio di penali o di grosse multe a livello civile, vi posso assicurare che una motivazione c'è e ve l'ho spiegata pian piano in questo video. Ma andiamo al succo del discorso. Che cosa si può fare per migliorare questa situazione? Beh, ritornando a noi, secondo me, signori, l'unica maniera che si ha per risolvere questa situazione che potrebbe peggiorare la qualità della nostra vita a livelli stratosferici è solo una. Le proteste, secondo e ripeto, secondo il mio personale pensiero, quindi se non siete d'accordo o avete altre informazioni, mi raccomando, commentate e fatecelo sapere, anzi iscrivetevi al canale e spuntate la campanella per rimanere aggiornati. Se il settore primario vuole ottenere qualcosa da queste proteste o almeno ottenere un'altra soluzione che non sia quella di fallire e quindi peggiorare la situazione di tutti quanti, è quella dei social. E cioè, sì, è vero che YouTube è il secondo motore di ricerca, ma è anche un social. Ma non solo, anche Facebook, Instagram, qualsiasi tipo di condivisione gratuita e che raggiunge il maggior numero di persone possibili è un ottimo mezzo, sempre se segue una campagna ben organizzata e sistemata a dovere, per raggiungere l'opinione pubblica e fargli conoscere le vere motivazioni, perché l'unica maniera che si ha per ottenere e per far valere i nostri diritti è proprio l'opinione pubblica. Ergo, sì, è vero che da una parte si va a denigrare l'altra fazione per portare consensi dall'altra, dall'altra parte l'unica difesa che si ha è proprio quella di far conoscere in maniera tale da non poter essere denigrati, con mezzi che difficilmente possono essere controllati nel 2024, e cioè i social. Beh, signori, spero con questo video di aver fatto chiarezza su tutta la situazione che sta progredendo in tutta Europa. Vedremo insieme dove andrà a finire, ma i presupposti non sono bellissimi, purtroppo, mi dispiace dirlo, e beh, come sempre, cerchiamo di raggiungere l'autosufficienza il prima possibile, coltiviamoci noi il nostro cibo prima che ci impediscano di farlo, e mantenendo sempre a mente che la natura non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno della natura. Alla prossima, raga.